Quindi oggi abbiamo, stiamo in tema chiaramente, perché oggi è giovedì della settimana santa, giovedì santo, i segreti della Santa Pasqua, e questo vale anche per gli ebrei, perché anche gli ebrei stanno in quest'anno vivendo questa settimana intera della Pasqua ebraica, e quindi vale per tutte e due le religioni ebraica e cristiana. Ecco, allora c'è parecchio da dire, io inizierei subito con le slides, magari poi arriva qualcun altro in ritardo, vabbè, insomma, però voi siete in orario. Quindi, tanto qui ho delle bellissime uova ortodosse, cristiane Che belle ortodosse di veramente. legno, ecco, facciamo vedere qua. Vedete, Wow. qui ci sono due lettere, le vedremo tra poco, che sembrano Sì. a noi una X e una D, in realtà sono un chi R, cioè l'iniziale di Cristo in russo, a noi sembra XD, ma vabbè, sono lettere del cirillico, e anche queste molto belle, sono di legno queste, dipinte molto, e anche questa qui. Dipinte, Sì, sono tutte dipinte a mano. Ne parleremo più avanti, adesso ce ne sono, ci sono sono, rituali russi, quindi sono, queste sono russo-ortodosse che se le ho prese a Mosca, e ma sono, è un nuovo rituale o è una cosa? sì, loro usano moltissimo le uova, adesso vedo, hanno un significato, infatti allora partiamo perché c'è parecchio da dire. Dunque, presento una finestra. E la finestra è quella delle slides. Dovreste vedere le slides in questo momento, le state vedendo? Ok, vediamo un po'. Ok, c'è parecchio da dire, poi potete sempre interrompere nel caso di domande. Allora, Riesce a ingrandire di più, vero? lo vedete piccolo questo? È un po' piccino, Allora, sì, piccolino. così? Ok, bene. Così, ok, perfetto. Allora, Pasqua ebraica 2021, partiamo dalla Pasqua ebraica e poi arriviamo a quella cristiana. Prima quella ebraica, perché anche quella cristiana comunque deriva da quella ebraica, perché per avvenimenti abbastanza noti di cui diremo. Allora, quest'anno 2021 ho un ritorno di eco. Qualcuno magari. Ecco, Chiudiamo i microfoni. Sì, ecco sì. giusto. Mi sentite? Ok, allora, Pasqua ebraica 2021, la Pasqua ebraica cade sempre nel mese ebraico di Nisan, è sempre il 14 del Nisan, Nisan è il nome del mese ebraico, sempre il 14 di Nisan, mentre la Pasqua cristiana varia le date a seconda del calendario astronomico, è sempre la prima domenica dopo la luna piena di primavera, quella cristiana. E quindi il 4 di aprile sarà la prima domenica dopo la luna piena di primavera che è stata a fine marzo. Per gli ebrei invece cade sempre il 14 del mese ebraico di Nisan, e quest'anno l'anno ebraico è il 5781. Dalla sera del 27 marzo nostro alla sera del 4 aprile nostro, loro celebrano una settimana intera la Pesach, loro la chiamano la Pesach. Pesach vuol dire passaggio. Appare nella Torah, la parola di Dio. E Dio annuncia al popolo di Israele, schiavo in Egitto, che lui lo libererà, e dice: in questa notte io passerò, ecco il passaggio, Pesach, attraverso l'Egitto, e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia per le genti che il bestiame. Prima dell'inizio delle festività, gli ebrei eliminano da casa ogni minima traccia di lievito e qualsiasi cibo che ne contenga. Questo viene indicato con il termine shametz in ebraico. Questa tradizione viene chiamata Bedikat Chametz. Durante tutto il periodo della festività non viene consumato cibo lievitato, sostituendo il pane, la pasta e i dolci con le matzot ad altri cibi appositamente preparati. Qui abbiamo diversi comandamenti, si chiamano mitzvot al plurale, mitzvah al singolare, che riguardano la Pasqua. Ad esempio, si mangi l'agnello pasquale durante la notte stessa, Esodo 12, 8, 12 è il capitolo, 8 è il versetto. Si macelli secondo il sacrificio di Pesach, numeri 9, versetti 2 a 11. Si mangi l'agnello di Pesach col pane azimo, e verde amare. Le erbe amare rappresentano l'amarezza della schiavitù in Egitto.
loro usano determinati alimenti della Pasqua ebraica, anche noi li usiamo, ma noi ci siamo limitati soltanto a due di questi. Il vino, che per gli ebrei è il vino Kiddushin, e il pane, che è il pane per gli ebrei, il pane halat, no? Il pane halat non lievitato. Infatti Gesù con i discepoli usa semplicemente cosa che fanno tutte le famiglie ebraiche da migliaia di anni, e lui lo fa insieme con i suoi discepoli, no? Poi non lasciare nulla al sacrificio di Pesach sino alla mattina successiva, numeri 9:11, non mangiare il pasto di Pesach crudo o bollito, non consumare il cibo pasquale al di fuori confine della tua casa. L'apostato non mangi il pasto di Pesach, l'apostato è quello che non ebreo, insomma, ecco. Il lavoratore non ebreo assunto permanentemente stagionale non ne mangi, il maschio non circonciso non ne mangi, non rompere alcun osso del sacrificio di Pesach. Tutte queste cose sono nell'Antico Testamento, anche nella Bibbia che abbiamo noi in casa, eh? E questo ovviamente vale per il popolo ebraico, non rompere alcun osso neppure al secondo sacrificio di Pesach. Tra l'altro, questo dell'agnello che non viene rotto alcun osso è la profezia, non gli verrà rotto alcun osso, che poi si realizza questa profezia 7 secoli dopo con Gesù. Infatti, non gli verrà spezzato alcun osso sulla croce, che era un'usanza che veniva fatta quando i romani volevano terminare il supplizio della croce, che durava parecchie ore, e allora davano un colpo di grazia con un martellone, il crucifragio, e spezzavano le ossa delle tibie, e allora il condannato crollava su se stesso e moriva subito. Però, come dicono i Vangeli, Gesù, videro che era già morto. In realtà, di solito le persone stanno diverse ore sulla croce, e allora non gli spezzarono alcun osso. Infatti Gesù è chiamato un po' l'agnello di Dio, no? E gli ebrei anche non rompono alcun osso al sacrificio di Pesach, all'agnello pasquale. A Gesù hanno dato poi il famoso colpo di lancia, invece del crucifragio col martellone da sotto, no? Poi non lasciare nulla delle offerte, visita il tempio a Pesach, Shavuot e Sukkot, che sono praticamente la sinagoga per noi, no? Qui chiamiamo sinagoga il tempio ebraico. La Pesach è una festività che è felice, che viene solitamente trascorsa in famiglia. La prima notte in particolare è la più importante. Durante le prime 2 sere si usa consumare la cena seguendo un ordine particolare di cibi e preghiere che prende il nome di Seder. Quindi la cena pasquale, quella che poi noi chiamiamo l'ultima cena del Giovedì Santo di Gesù, Gesù stava vivendo la Seder degli ebrei pasquale, la cena pasquale degli ebrei. Parola che in ebraico Seder significa ordine, durante il quale si narra l'intera storia del conflitto con il faraone, delle 10 piaghe, della fuga finale, seguendo il racconto della Haggadah di Pesach. Tradizionalmente il bimbo più piccolo della casa, che chiede all'uomo più vecchio, più anziano, di raccontare cosa è successo, una semplice domanda. E poi c'è anche questa usanza che difficilmente Gesù ha fatto in questa Seder pasquale dell'ultima cena, perché qui ci vuole un bambino piccolo, invece lì erano 13 adulti, no? Insieme a 12 più lui. Però di solito nella famiglia ebraica, durante la Seder della cena pasquale, vengono utilizzate 3 mazzot, che sono dei pezzi di pane azimo senza lievito, coperto in un panno. All'inizio della cena viene spezzata in 2 pezzi, quella di mezzo, il pezzo più piccolo viene rimesso tra le 2 rimanenti, mentre il pezzo più grande viene utilizzato come afikomen, che è l'ultimo pezzo di matzah, che verrà consumata durante il pasto. Vi sono 2 usanze riguardo l'afikomen, entrambe con lo scopo di tenere i bambini attenti allo svolgersi della cerimonia. In entrambi i casi l'afikomen viene nascosta, nel primo caso ad uno dei bambini, e poi essere cercata dagli adulti. Nel caso questi non la trovassero, devono pagare il bimbo per la sua restituzione. L'altra usanza prevede invece che nascondere l'afikomen siano gli adulti, venga premiato il bambino che la ritrova. Ecco, quindi se c'è un quiz da $1 milione, direi che quale usanza ebraica non c'è stata sicuramente nell'ultima cena di Gesù, nella cena pasquale, quella dell'afikomen, perché non c'era nessun bambino lì presente, ovviamente. Mentre le famiglie ebraiche di solito quando fanno la cena pasquale ci sono anche dei bambini, no? Allora, durante la cerimonia un piatto, che è detto piatto del Seder,
È parte centrale della scena. Il pianto del sedere è di solito decorato e ha dipinti tutti i principali simboli di Pesach. Al centro sono poste tre mazzot, quindi le tre pezzi di pane, per ricordare la concitata e precipitosa fuga dall'Egitto. Attorno, nell'ordine, ci sono il karpas, solitamente un gambo di sedano, che ricorda la corrispondenza della festività di Pesach con la primavera, quindi il mese di Nisan, primavera, come adesso. E la mietitura, che in epoca antica era occasione di festeggiamento. Tutte le famiglie ebraiche osservanti festeggiano la Pesach, la cena pasquale in famiglia. Gli ebrei, ricordo, sono 14 milioni nel mondo, di cui 3 milioni circa sono di ultra religiosi, ultra ortodossi, quindi si identificano anche con un particolare abbigliamento anche qui a Milano, no? Un piatto di maror o erbe amare, l'erba amare è un altro elemento che usano nella cena pasquale, che però noi non abbiamo ereditato, ma sicuramente Gesù ha usato, no? Nella seder dell'ultima cena, sono le erbe amare, chiamate maror in ebraico, rappresentano la durezza della schiavitù, come ho detto prima. Una zampa arrostita di capretto, chiamata zeruah, rappresenta l'offerta dell'agnello presso il Tempio di Gerusalemme, in occasione di Pesach, Shavuot e Sukkot, che sono altre feste ebraiche. Un uovo sodo, Beitza, ecco qui, però l'uovo qui invece incomincia, anche noi parliamo di uovo pasquale, no? Ecco, da dove arriva? L'uovo sodo, in questo caso l'uovo sodo, si chiama Beitza, ricordo il lutto per la distruzione del tempio, infine una sorta di marmellata preparata con frutta secca, noccioline e vino, chiamato Haroset, che rappresenta la malta usata dagli ebrei durante la schiavitù per la costruzione della città di Piton e Ramses. Alcune specie nell'uso italiano aggiungono secondo insalata più dolce come la lattuga. Sì, Professore, ecco. Sì, domanda? Sì. mi stavo chiedendo appunto agnello o capretto, cioè qui è capretto che ricorda l'agnello, perché non l'agnello? Perché non è l'agnello pasquale nel senso del piccino, diciamo, della pecora, cioè Sì. quello della capra. Lo zeruah rappresenta l'offerta dell'agnello presso il Tempio di Gerusalemme, perché quando avevano il Tempio, ne hanno avuti due di templi, l'ultimo è stato distrutto appunto circa 40 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù dell'imperatore Tito. Nel Tempio il sommo sacerdote ebraico offriva proprio veramente l'agnello, mentre loro... Poi tra l'altro l'agnello, tutta una simbologia enorme, no? L'agnello è chiamato, poi Gesù è chiamato l'agnello, no? Che toglie i peccati del mondo. Non è più l'agnello l'animale, ma l'agnello sacrificale. Nel cristianesimo diventa Gesù e il sommo sacerdote sacrificava un vero e proprio agnello. Quindi nella cena pasquale invece seder delle famiglie ebraiche usano una zampa di capretto chiamata la zeruah, quindi simboleggia, non hanno l'agnello. L'agnello aspettava il sommo sacerdote offrirlo, non hanno più sommi sacerdoti da quando è stato distrutto il Tempio nel 70 d.C. Attualmente al posto del Tempio c'è la spianata delle moschee, ci sono le due moschee islamiche. E sotto da questa spianata c'è il muro occidentale del fondamento del secondo Tempio, che è stato raso al suolo appunto dall'imperatore Tito. La lettura dell'Haggadah inizia, cioè della scrittura ebraica, inizia con un ricordo, un brano in lingua caldaica. I bambini chiedono al padre quale sia il significato di Pesach, quattro fratelli, c'è tutta una ritualità molto complessa nell'ebraismo. Quattro fratelli rappresentano quattro tipi di ebreo, il figlio saggio rappresenta l'ebreo osservante, il figlio malvagio, ammesso che ne abbiano uno, non so, poi... rappresenta invece l'ebreo che rifiuta la sua eredità e la sua religione. Il figlio semplice riconosce nell'ebreo completamente indifferente, il giovane invece è colui che non conosce. Ci sono quattro bambini che di solito famiglie sono molto numerose, che interpretano questi personaggi. Ecco. Non è che c'è un figlio malvagio necessariamente, poverino. Il giovane invece è colui che non conosce la propria cultura e tradizione a sufficienza per poter prendere parte alla discussione. Adesso non ho esattamente i numeri di quante famiglie ebraiche dovrebbero essere. Le famiglie ebraiche sono numerose, se sono osservanti, di solito celebrano questa cena. Poi c'è tutto un rituale particolare con i fianti cinti,
si cingono con una veste per simboleggiare, ricordare l'antica schiavitù. E questo avviene appunto prima, poco prima che finisca la Pesach, esattamente come ha fatto Gesù, praticamente il giorno prima della sua morte, ma no? Quello che è proprio questa sera, quello che noi diciamo il Giovedì Santo. Infatti, la Parasceve, cioè l'alba del giorno sacro del sabato, dello Shabbat, non possono più fare nulla, e poi lì finiva la Pesach. Corrisponde a noi la Parasceve, sarebbe l'alba di sabato mattina. Gli ebrei non possono più fare niente. E poco dopo vi ricordo le 10 piaghe inflitte da Dio all'Egitto per indurre il faraone a lasciare liberi gli ebrei. Stiamo parlando qui circa del 1300, 1250 avanti Cristo, e quindi sono episodi che sono avvenuti 32 secoli fa. E anche Gesù, quando ha celebrato la Seder Pasquale, ricordava episodi che erano avvenuti 12 secoli prima di lui. Per noi diventa, per gli ebrei di adesso, 32, Professore, ovviamente, perché siamo nell'anno 5400 no? Sì. 781. Gli ebrei calcolano gli anni simbolicamente, ecco, hanno un anno ebraico che è dalla creazione del mondo, anche se dal punto di vista scientifico il mondo ha certamente inteso come pianeta parecchi milioni di anni, però loro c'è questa simbologia particolare ebraica che calcolano gli anni dal primo uomo che ha, diciamo, una coscienza di sé, quindi ha uno sviluppo, quindi secondo loro corrisponde a 5781 anni ora. Quindi questa è la loro simbologia particolare, ecco. Non ha un significato astronomico di creazione, ecco, perché certo mondo è inteso come creazione, inteso come mondo, pianeta, vabbè, parecchi milioni, no? Di anni. Comunque l'anno per loro è quello. Allora, discussione. Dunque, eravamo rimasti che loro ricordano le 10 piaghe, diventano 40, poi 50, interpretazione rabbinica, poi addirittura 200. Io penso che neanche il Rambi più evoluto, più esperto, conosca tutte le tradizioni, cioè forse lui sì, ma ce ne sono veramente, hanno tantissime, tantissime tradizioni, tantissimi rituali. E lo stesso Gesù critica, no, questi maestri della legge a suo tempo, che erano tutti presi dai rituali qui, rituale là. Come lavare le coppe prima di mangiare, che vabbè, è una cosa di igiene, però lui dice che la salvezza in sostanza non arriva da tutti questi rituali. Comunque, la Seder Pasquale, appunto, che è l'ultima cena di Gesù, nel corso della Seder vi l'obbligo di bere 4 bicchieri di vino, e il vino si chiama vino Kiddushin, è un vino rosso, aromatico. Ecco, questo è quello esattamente che viene riportato pari pari nella simbologia rituale del cristianesimo, no? La messa cattolica, o comunque il culto anche evangelico, c'è un bicchierino del vino, il vino degli ebrei, il vino Kiddushin, della cena pasquale, no? L'ultima era solo per Gesù. E quindi è naturale che, oltre ad essere composto di diversi brani cantati, termini di solito un canti tradizionali, poi cantano. Tutto questo non viene riportato comunque nell'ultima cena di Gesù, se poi abbiano cantato. Dovrebbe esserci stato così. Nella tradizione italiana i canti sono in italiano, meno male, perché in ebraico è molto complesso, e si ricordano Haggadah, la storia del capretto, resa famosa. Per esempio, questo cantante che avete, credo, sentito, Angelo Vanduardi, quando dice la Fiera dell'Est, loro cantano anche questo, che quando il cantante dice nel testo della canzone: è andato alla fiera adesso, ha comprato il capretto, il conte. Cantano anche questo brano, le famiglie ebraiche italiane, insomma. Vabbè, c'è una simbologia, come state vedendo, quindi alla Lasalle molto complessa. Adesso andiamo un po' più veloci, perché insomma, va bene. Passiamo in casa nostra? Cosa dite? È tutto chiaro? Moltissimo della simbologia ebraica riportata nella. Per me è molto interessante, Sì? perché sono curiosissima di sapere
Perché comunque il cristianesimo è figlio assolutamente della religione ebraica. E questa cena, che si chiama Seder Pasquale, che tutte le famiglie ebraiche celebrano, è quella che per Gesù è stata l'ultima, per lui, tutti gli anni. Poi gli apostoli probabilmente tutti gli anni, tutti hanno continuato tutti gli anni a celebrare la cena della Pasqua, no? Solo per Gesù è stata l'ultima, quindi la Seder Pasquale per Gesù è stata l'ultima cena, poi è la cena della Pasqua di tutte le famiglie ebraiche del mondo da sempre, da migliaia di anni e anche adesso. Va bene, poi allora passiamo anche un po' al cristianesimo. Ma per cui anche queste tradizioni anche di prima della venuta di Gesù? Certamente la Seder, la cena pasquale, la Pesach è celebrata dalla liberazione del popolo dall'Egitto in poi, quindi da 1200 anni prima di Gesù. Adesso sono 3200 anni, stando al nostro calendario, no? Quindi possiamo dire che per adesso per gli ebrei è 5781. L'anno ebraico dell'ultima cena di Gesù, del Giovedì Santo, è 3000, era 3781 circa, più o meno. Adesso è Caspita, 5000. così osservanti, Sì. Sì. perché più di loro di sapere tutte queste cose applicate poi al concreto, che questo aspetto importante, forse nessun popolo in senso. E quando è arrivato Gesù, che tutto sommato ha ricalcato molte di queste tradizioni, naturalmente questione Nuovo Testamento, cioè, non l'hanno conosciuto, cioè, non hanno trovato il parallelo, non hanno, cioè, Chi non ha trovato il parallelo? cioè gli ebrei, voglio dire, che da migliaia di anni Sì. portavano avanti queste tradizioni durante appunto la Pasqua, ma poi principalmente, insomma, diciamo, durante la Pasqua. Quando poi Gesù si è manifestato e ha un po' seguito le impronte, insomma, diciamo, di questa cosa qua, no? Per cui l'agnello, il sacrificio, tutto questo, hanno, dire, non l'hanno riconosciuto come figlio di Dio, cioè, No, no, certo, Vangelo perché sarebbe stato più facile forse per loro, così tutto sommato la conoscenza dipende qua, molti si sono convertiti, non è che non tutti, non hanno, nessuno li ha riconosciuti, anche gli apostoli poi si hanno capito un bel po' molto oltre, ma anche loro, e poi non tutti gli ebrei, insomma, molti sono anche convertiti. E c'è un brano del Vangelo dove dice: dove vuoi che ti prepariamo per celebrare la Pasqua? E Gesù dice, ovviamente, indica il luogo che ancora oggi si può visitare a Gerusalemme, che è il luogo del Cenacolo, no? E quindi ancora oggi, se andrete a Gerusalemme, si può visitare quello che viene ritenuto, un po' difficile lì, che lì puoi fare magari l'archeologia biblica è difficile, ma comunque. C'è questa stanza, luogo del Cenacolo, dove loro vivono questa cena pasquale, no? Allora, Pasqua cristiana. Pasqua cristiana, vabbè, quest'anno è il 4 aprile, qui entriamo un po' nei segreti della crocifissione della croce, domani il Venerdì Santo, no? Allora, purtroppo la crocifissione esiste ancora, esiste tuttora. Oggi, nel 2021, c'è la crocifissione, la più dolorosa tortura con pena di morte che sia mai esistita. Io ho lasciato una mai esistita. Pensate che Amnesty International ha denunciato 88 crocifissioni nel 2002 nella regione del Darfur del Sudan. Il 13 agosto i ribelli sono entrati nella chiesa della mia parrocchia e hanno preso tante persone in ostaggio. Mentre fuggivano nella foresta ne hanno ucciso 7. Li hanno crocifissi agli alberi. Così ha dichiarato al Corriere della Sera il 16 ottobre del 2009 Monsignor Filboro Kussala, vescovo di diocesi di Tombura e Yambio, nel sud del Sudan. Anche i nazisti usavano questa tortura nei campi di concentramento. Esattamente la crocifissione, quella di Gesù, è stata usata nei campi di concentramento. Non è semplicemente una pena di morte, la pena di morte ai tempi di Gesù era la decapitazione di San Paolo. Questa era una tortura che durava parecchie ore. Se poi, se non vi impressionate, tanto siete maggiorenni, no? No, non mi ricordo. Sì? Vabbè. No, io mi impressiono proprio, io dico, Ah, faccio sì. cose troppo. Ah, non vuole sapere i dettagli?
Ah, non lo so, pochi riassuntivi, se possibile. Ah, perché tra l'altro è impressionante, non solo anche dal punto di vista anche spirituale, come si riesca a sopportare una... Quindi cioè, io dico in maniera un po', forse un po' profana, ma è vero, perché se niente a conoscere i dettagli non vi impressionate troppo, se no silenziate l'audio, Gesù doveva avere una grande forza, oltre che quella spirituale, anche fisica, perché per sopportare una crocifissione dopo una flagellazione romana, e anche quello magari ci sono dei dettagli piuttosto cruenti, con degli uncini nella carne, beh, per fare questo, anche evitando tutti i dettagli, ci vuole oltre che una forza spirituale, certamente anche una forza fisica, che è data probabilmente da grande, grandissima forza spirituale di Gesù Cristo, perché per esistere una cosa del genere, vi assicuro che non è da tutti, ecco. È una tortura che dura diverse ore, diverse ore. Comunque, non entro su niente. Ecco, la crocifissione era conosciuta anche in Giappone. Poi vi dico quando è il momento di, se dovete mettere, silenziare per i dettagli impressionanti. Il 2 febbraio del 1597, il famoso samurai, famoso, Toyotomi Hideyoshi, ordinò la crocifissione di 6 giapponesi convertiti al cristianesimo. Simpatico, eh? E di 20 frati francescani, portati da Kyoto a Osaka a Nagasaki per subire lo stesso martirio di Cristo. Una chiesa sulle colline Nishizaga di Nagasaki ricorda nei suoi mosaici i primi martiri cristiani in Giappone, sono stati crocifissi. E questo nel XVI secolo. Il braccio orizzontale, ma fin qua ci siamo ancora, si può dire. Si chiama patibulum, ok? Si suppone che Gesù Cristo abbia portato sulle spalle solo la trave orizzontale, del peso che già non indifferente, anche se uno sta benissimo, di 45 kg. Il braccio verticale era già sul posto, quindi non come dipingono moltissimi artisti, no? O nei film che Gesù si porta tutta la croce intera, questo è impossibile. Neanche l'uomo più forte del mondo, in perfetta salute, giuro, ricordo, era già stato flagellato con 90 colpi di flagello, che era il massimo della pena in assoluto. Il braccio verticale era già sul posto, si chiama stipes, da cui deriva la parola stipite, no? Quello della porta, stipes. Inoltre è probabile che Cristo sia stato crocifisso nei polsi e non nei palmi delle mani, perché ecco, sono state ritrovate rarissime ossa di persone crocifisse. Di solito i chiodi, visto che sei molto signore, sì, rispondo anche alla domanda implicita, sì, anche le donne erano crocifisse, perché mi hanno fatto questa domanda, sì, c'erano anche donne crocifisse, adulti di solito, uomini o donne. Di solito i chiodi venivano riciclati e non rimaneva nulla delle tracce del supplizio. Una reliquia del legno della Santa Croce ospitata nella cripta del santuario di Santa Maria Ausiliatrice a Torino. Le ossa più note di una persona crocifissa sono di Yonan Ben Han Galgol, con un chiodo conficcato nel tallone. Hanno questo trovato gli archeologi. L'archeologia è una scienza, eh? Caso raro, lui fu ritrovato in un sarcofago nel giugno 1968 a Givat HaMikdar, a nord-est di Gerusalemme, in Israele. Un altro osso di Yonan Ben Han Galgol dimostra che la crocifissione avveniva nel polso. Quindi hanno trovato delle ossa di persone, perché era una cosa molto comune per i romani crocifiggere la gente, no? Per far vedere a tutti, guardate cosa vi succede se non vi sottomettete. Erano sempre in colline, cioè collinette dove la gente passando vedeva, guarda cosa hanno fatto, in modo che tutti vedessero. E quindi era una cosa piuttosto comune, e probabilmente in tutta la sua esistenza, anche fin da quando era bambino piccolo, fino ai... Poi agli eventi della Passione, Gesù ha visto parecchie persone crocifisse nelle colline, sapeva che ovviamente sarebbe stato anche il suo destino per la Ma salvezza. era un supplizio Molto comune. riservato ai delinquenti, riservato invece a coloro che non si sottomettevano Era ai patti. riservato dai romani alle persone che davano fastidio, non si sottomettevano, magari. Reagivano anche i romani, c'era anche proprio una setta di ebrei che
combatteva fisicamente contro i romani erano gli zeloti, da zelo, lo zelo che li divora, dire no, dobbiamo andare contro i romani, e quindi. Ma c'era anche gente comune che comunque aveva fatto qualche cosa, dice no, io le tasse non ve le pago, le tasse non erano prese direttamente dai romani, ma dagli esattori della tassa, di cui uno era Matteo, tra l'altro, no? Matteo. Era preso dai pubblicani, cioè praticamente lavoravano per conto dei romani e prendevano le tasse al proprio popolo per darle poi ai romani. Insomma, c'era gente comunque che si ribellava. Allora, va bene, prendi, toh, adesso vai sulla collina, ti porti il tuo patibulum, che è solo lo ti crocifiggiamo, così tutti sappiano che cosa succede a ribellarsi a noi. I chiodi erano lunghi 10 centimetri e larghi 1 centimetro alla capocchia. Questa era una pena di morte, una tortura molto, molto comune. Quindi io a volte faccio dei paragoni un po' profani. Pensate che se non fosse stata la crocifissione, a quest'ora magari avremmo le catenine con al collo altre cose, un cappio, so, la sedia elettrica. Ecco, invece abbiamo la croce proprio perché quello era lo strumento di non solo di morte, ma anche di tortura, che poi ha portato per noi alla salvezza cristiana. I tre chiodi, due per le mani e uno per i piedi, inchiodati insieme, quindi fate conto, hanno trovato gli archeologi chiodi lunghi così. Pensate. Trovati ancora attaccati alla croce, sarebbero stati portati da Elena al figlio Costantino. Secondo la leggenda, uno di essi venne montato sul suo elmo da battaglia, da un altro invece fu ricavato un morso per il suo cavallo. Il terzo chiodo, secondo la tradizione, è conservato nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Viene ritenuto un chiodo veramente della Croce di Gesù, ma fino a quel punto non si riesce ad arrivare a livello di archeologico. Quindi qui si entra nella tradizione spirituale, soprattutto cattolica, dove c'è molta passione per le reliquie. Il sacro morso invece si trova nel Duomo di Milano. Qua, Milano, inserito una grande croce di rame dorato sopra il catino absidale ad un'altezza di 40 metri e c'è una lucina rossa in alto, se uno entra nel Duomo dal portone principale in alto e vede questo lumino rosso. Là il 14 settembre viene prelevato con un ascensore a quattro posti con un baldacchino rosso del 1600 a forma di nuvola con angeli, si chiama Nivola, dall'arcivescovo e portato in processione. Del chiodo montato sull'elmo si sono perse le tracce. Secondo la tradizione si trova oggi nella corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. Vi è anche un quarto chiodo della tradizione più dubbia che si troverebbe nella cattedrale del Colle Valdelsa. Ovviamente queste sono tradizioni spirituali che certamente rispettiamo, ma non hanno una valenza archeologica. Non si può dire, determinare quale chiodo era veramente, abbia poi crocifisso Gesù. Ma sicuramente dal punto di vista archeologico hanno ritrovato dei chiodi di persone condannate allo stesso supplizio. E sappiamo quanto erano grandi questi chiodi, eccetera, eccetera. Pensate, hanno superato parecchi, parecchi secoli, no? Un'antica leggenda, legata a Simone il Cireneo, l'uomo che è stato obbligato a portare la croce di Cristo sulla strada verso il Calvario, vuole che fosse un mercante di uova. Alla risurrezione di Cristo, Simone trovò tutte le sue uova miracolosamente colorate in varie tinte. Questa è una leggenda, anche questa, tradizione spirituale, da cui la tradizione di dipingere le uova, appunto, della Pasqua. L'uovo, vi ricordo, è simbolo di risurrezione, la vita nuova, perché dall'uovo viene la vita, in tutte le forme, anche noi stessi, vabbè, non proprio un uovo, sì, la cellula uovo, l'ovulo. Ma quindi tutta la vita viene dall'uovo, no? Quindi la vita animale, interamente, chiaramente, quindi, compresi gli esseri umani. Ah, tra l'altro c'è la curiosità lì Simone il Cireneo. Si usa a dire, ah, tu fai il Cireneo, sei uno che aiuta gli altri. Simone il Cireneo è stato obbligato ad aiutare Gesù a portare il patibulum. Non è che l'abbia fatto perché era generoso, eh? Però c'è questa tradizione, dice, ah, fai il Cireneo, sei uno che aiuta gli altri. Lui è stato obbligato, insomma. Nel cristianesimo ortodosso, quindi Russia, scusate, no, eccolo qua, come al solito,
Scusate. Poi ci sono rimasto. Ecco, nel cristianesimo ortodosso la Pasqua non coincide sempre, qualche volta sì, qualche volta no, con la Pasqua cattolica ed evangelica. La Chiesa della Riforma protestante, cioè le Chiese evangeliche protestanti, la Chiesa cattolica, 4 aprile. Mentre la Chiesa ortodossa quest'anno la festeggerà la Pasqua domenica 2 maggio, perché hanno un calendario che è sfasato, il calendario giuliano. Alle volte coincide, ci sono degli anni in cui coincide, io per esempio ero a Mosca nel 2007, quell'anno lì ho potuto assistere a tutte le celebrazioni, uguale, c'era la Pasqua ortodossa e poi anche la Pasqua cattolica coincidevano. La buccia dell'uovo, la parte esterna, rappresenta il sepolcro di Gesù. Il bianco che è dentro l'uovo rappresenta la luce della risurrezione. Il colore della Pasqua è quello della luce, il bianco e dell'uovo è molto luminoso. La buccia rotta dell'uovo significa il sepolcro aperto con l'uscita della luce della vita nella risurrezione, rappresentata dall'albume, cioè il bianco dell'uovo. Uova di legno sono dipinte come icone con soggetti sacri, alcune sono molto preziose. Ecco qua, questa non è di quelle preziose, ma se voi avete un uovo Fabergé a casa, beh, quello sì è molto prezioso. Adesso ne parliamo. Eccoli qua. Alcuni hanno la scritta che a noi sembra una X e una B, in realtà sono lettere dell'alfabeto cirillico, corrispondono alle lettere KIV, che vogliono dire Christos Vaskries, cioè Cristo è risorto in russo. Pensate che anche il giorno di domenica è chiamata Vaiskrin, cioè risurrezione. Sempre lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, risurrezione, Vaiskrin in russo. Le più preziose sono le 57 uova di Pasqua che sono state realizzate per la corte dello zar di tutte le Russie all'opera del gioielliere Peter Carl Fabergé tra 1885 e 1917 in oro preziosi materiali pregiati, una per ciascun anno, approssimarsi della festività. Fabergé e i suoi orafi hanno progettato e costruito il primo uovo nel 1885. L'uovo fu commissionato dallo zar Alessandro III di Russia come sorpresa di Pasqua per la moglie Maria Fiodorovna. L'uovo Fabergé del 1915, chiamato uovo con croce rossa e trittico, è stato regalato a Nicola II, la zarina Alexandra Fiodorovna, è custodito nel Museo d'Arte di Cleveland, Stati Uniti, ed è stato realizzato in oro, argento, smalto e vetro. La figura principale dipinta sull'uovo, alto 8,6 cm, Gesù Cristo. Dentro l'uovo la scena centrale, la discesa agli inferi, la rappresentazione ortodossa della risurrezione, cioè Cristo che sveglia i morti dopo la risurrezione. Santa Olga, fondatrice del cristianesimo in Russia, rappresentata sulla sinistra del trittico, la Santa Martire Tatiana sulla destra, le miniature interne sono state eseguite da Adrian Prachov, specializzato in icone. I rimanenti due pannelli delle porte del trittico sono incisi con il monogramma della corona lazzarina e l'altro con l'anno 1915. Zar Nicholas, occupato in guerra, non fu in grado di regalare personalmente l'uovo lazzarina. Quello di maggior valore in assoluto è l'uovo Birk, del valore di 3 milioni di dollari, ed è del 1917 custodito nel Museo Nazionale Russo a Mosca. Nelle chiese russo-ortodosse viene appeso un enorme uovo di legno rosso al soffitto durante la Pasqua e i fedeli ricevono durante la messa ortodossa delle uova sode dal prete ortodosso. Altre uova sono fatte benedire in chiesa nei giorni precedenti della Pasqua e vengono colorate e poi mangiate durante la festa, uova sode. A Pisanka, Ucraina, è l'uovo decorato in casa. Quindi abbiamo scoperto che significato hanno le uova di Pasqua, che noi ci mangiamo non quelle sode, ma quelle di cioccolata, no? E loro usano anche queste specie di panettoncini sacri, pensate, che state vedendo lì sempre con queste lettere KV, Christos Voskries. Questi
Le chiese stilizzate si possono trovare di frequente sulle pisanche dell'Ucraina occidentale, specialmente nelle regioni di Uzul e Bukovina. Il segno di un setaccio disegnato all'interno simboleggia l'abilità della Chiesa di separare il bene dal male. Anche loro non scherzano in fatto di simbologia, cristiani ortodossi. Vi erano superstizioni per quanto riguarda i colori disegni alle pisanche. Un vecchio mito ucraino basato sulla saggezza di regalare alle persone anziane delle pisanche dipinte con colori scuri o ricchi elaborati perché le loro vite sono già state piene e appaganti. Similmente è appropriato regalare a persone giovani delle pisanche con predominanza colore bianco perché la loro vita è ancora una pagina bianca. Le ragazze donano spesso pisanche con disegni di cuori al loro fidanzato. È stato detto tuttavia che una ragazza non dovrebbe mai donare al suo ragazzo una pisanca senza un disegno in cima o in fondo all'uovo perché questo significa che il fidanzato perderà i capelli. Il mio motivo è un altro, non è che mi hanno regalato una pisanchi senza disegno. Allora, lo scopo di creare le pisanchi era quello di trasmettere bontà dalla casa ai disegni e di scacciare il male. Spirale e altri disegni vengono dipinti per intrappolare il male, per proteggere la famiglia e la casa da pericoli e mali. Le croci sulle uova pisanchi sono molto comuni. La maggioranza di quelle dipinte non sono croci ortodosse. Le croci più comunemente presenti sulle uova sono di tipo greco, con bracci di uguale dimensione. La croce greca è quella con i bracci uguali, no? Altri simboli religiosi adottati sono il triangolo con un cerchio in mezzo, l'occhio di Dio e uno noto come la mano di Dio. Vi è anche un museo delle uova pasquali, e le pisanche, appunto, costruito nel 2000, aperto il 23 settembre lo stesso anno a Kolomia, cittadina dell'Ucraina occidentale. Precedentemente le uova del museo erano ospitate in una chiesa della zona. Il museo espone oltre 10.000 uova pisanchi, molto belle. Queste le uova pisanchi, no? Giro qua, ecco qua, si vede meglio. La parte centrale del museo è a forma di uovo pasquale ucraino, la pisanca, appunto. È l'unico nel suo genere. Nel 2007 è stato eletto l'uovo simbolo dell'Ucraina moderna. Questo sempre per sdrammatizzare quello che verrà tra poco. No, non voglio spaventarvi. Volete sapere poi i dettagli della crocifissione? No, niente. Ci siete? Io non mi impressiono, poi non so, scelga lei, che se Paola. Ah, vabbè, adesso vediamo. Però per adesso siamo ancora alla celebrazione. La celebrazione della Pasqua. Questo. Vabbè. La celebrazione della Pasqua, almeno sino al concilio di Nicea, cioè il primo concilio ecumenico, non coincide esattamente con l'inizio della celebrazione ebraica di Pesach. Secondo quanto si legge nel Vangelo di Giovanni e da altri particolari della Passione, sembra che il giorno della morte di Gesù sia corrisposto per la maggioranza del popolo ebraico del tempo a quello in cui si immolava l'agnello e si celebrava la sera il primo Seder, appunto la cena pasquale, di Pesach. Perciò al giorno ritenuto essere il 14 di Nissan. Mese ebraico degli ebrei, no? L'ultima cena, appunto, l'ultima solo per Gesù, era, perché lo sappiamo, consumata Gesù dai suoi apostoli la sera del giorno precedente, secondo le modalità proprie della Seder di Pesach, della cena pasquale degli ebrei, la si comprende come una possibile anticipazione del rito proprio di una parte del popolo ebraico del tempo, come ad esempio gli Esseni, per cui il calendario liturgico solare, il 14 di Nissan, doveva cadere sempre di martedì. O come un'anticipazione voluta da Gesù stesso. Le letture, loro leggevano le letture in ebraico antico, i canti erano, presumo, sì, sicuramente in aramaico, perché loro parlavano anche un po' diverso dall'ebraico. Ecco, non potendo celebrarla l'indomani, sono nella sua persona e della croce. In ambito cristiano della celebrazione della Pasqua si voleva dare maggior risalto alla risurrezione venuta al primo giorno della settimana, cioè la domenica immediatamente successiva. Loro non possono fare, ricordo, nulla assolutamente nel giorno del sabato, per cui neanche seppellire un defunto. Infatti si affrettavano a farlo tutto prima che venisse la parasceve, cioè l'alba del giorno sacro, il sabato. E anche la visita, questo è il tratto dei Vangeli, no? Poi sento delle donne, l'alba
il primo giorno della settimana, in realtà è la domenica, nel giorno dopo lo Shabbat. Allora, finito lo Shabbat, finisce al tramonto da allora come ora, sempre, finisce al tramonto del sabato. E loro, appunto, all'alba della domenica, allora si recano al sepolcro, no? Perché di sabato non si può fare nulla, non si può recarsi a un sepolcro, non si può. Anche diciamo, imbalsamazione che gli ebrei usavano con quel telo particolare che oggi viene conosciuto come sindone, anche, no? È stato fatto molto alla svelta, perché appunto stava per arrivare la Parashah, lo Shabbat, lì non si poteva fare niente durante quel momento, no? Durante il giorno di sabato. Ed era usato tra l'altro la mistura di mirra e aloe, pensate, parecchi chili erano spalmati sul defunto e hanno trovato tracce di mirra e aloe addirittura sul telo della seggiola, di cui abbiamo già parlato, riparleremo nei misteri scientifico-religiosi. Le lettere scambiate tra la Chiesa di Roma e quella dell'Asia, dal secondo secolo si rintraccia una disputa indicata come Pasqua quarto decimana. Le chiese dell'Asia Minore ritenevano che i cristiani dovessero celebrare la Pasqua il 14 Nisan in tono penitenziale. Ricordo, il 14 Nisan è per gli ebrei, comunque loro volevano usare lo stesso periodo. Ritenendo la tradizione risalente l'Apostolo Giovanni, dando così maggior risalto alla passione e morte di Gesù. La Chiesa di Roma invece aveva la tradizione di celebrare solennemente la Pasqua domenica successiva al 14 Nisan degli ebrei, volendo in questo modo mettere maggiormente in risalto la risurrezione di Gesù. Oggi, l'ho detto prima, hanno fissato, la data non è fissa della Pasqua, per le chiese cattoliche, le chiese ortodosse, le chiese evangeliche, e comunque per le chiese cattoliche, evangeliche, cioè protestanti, è sempre la prima domenica, detto prima, della luna piena di primavera. Ed è la festa più importante per tutte le chiese cristiane, tutte le 5.000 chiese cristiane, tutti. Quindi non è il Natale, ma è la Pasqua, ovviamente, perché la missione compiuta, ovviamente, Gesù Cristo non la fa quando nasce, lo fa quando muore e risorge. Quindi, andiamo avanti. Dalla composizione di questa disputa ha preso origine l'attuale struttura del Triduo Pasquale. Il Triduo Pasquale sono i giorni di giovedì, oggi, venerdì e sabato, santo, no? Il periodo invece di Pasqua dura 40 giorni, ve lo aggiungo io, no? Così 40 giorni non dura soltanto il giorno di Pasqua, ma per 40 giorni il colore liturgico è il bianco e dura 40 giorni fino a Pentecoste, anzi 50 giorni. La tradizione quartodecimale fu seguita da alcune chiese fino a poco oltre il Concilio di Nicea, che stabilì il criterio per la determinazione della data della Pasqua cristiana. Essa doveva accadere la domenica seguente, eccolo qua, il primo plenilunio successivo all'equinozio di primavera, considerato corrispondente al giorno di 21 marzo. Il plenilunio non doveva essere effettivamente osservato, ma individuato approssimativamente mediante il calcolo delle patta, elaborato al monaco Dionigi il Piccolo. In questo modo si slegava la determinazione della data della Pasqua cristiana dalle osservazioni dei fenomeni astronomici effemeridi e dalle regole del calendario lunisolare ebraico, non ancora completamente fissate. Soltanto con Maimonide, infatti, si stabilirono le regole precise e indipendenti dall'osservazione di fenomeni astronomici. Per quanto riguarda il ricorrere del Capodanno, la durata dei mesi e l'eventuale aggiunta del tredicesimo mese intercalare dell'anno ebraico. Tra l'altro, visto che oggi è anche il 1º aprile, aggiungo che anche c'era l'usanza di festeggiare l'inizio dell'anno, appunto, il 1º aprile. Quelli che non si erano adeguati, perché poi questo un Papa, Gregorio XIII, ha cambiato questa cosa e l'ha messa il 1º gennaio. Quindi anche l'inizio del Capodanno è di un Papa, in questo caso, della Chiesa Cattolica. E quelli che non si adeguavano, soprattutto le chiese evangeliche, erano chiamati gli sciocchi di aprile, da cui April Fools e gli scherzi del 1º aprile, no? Perché prima lo festeggiavano all'inizio vicino all'equinozio di primavera, il 1º aprile. Poi questo Papa l'ha spostato nel XVI secolo al 1º gennaio, il Capodanno, e poi si sono adeguati tutti, comunque.
non ci sono più gli sciocchi di aprile, ma da quella viene la tradizione. La maggior parte delle chiese evangeliche della Riforma, con qualche differenza, cioè i protestanti, no? Celebra la Pasqua il giorno stabilito seguendo le regole del Concilio di Nicea, invece di farla corrispondere al 14 Nissan. Le chiese ortodosse orientali celebrano tutte le Pasqua secondo le regole stabilite a Nicea, anche se non avendo aderito alla Riforma gregoriana, il calendario, il metodo del calcolo del Patta, che è un calcolo astronomico, no? Eccezione della Chiesa ortodossa finlandese, questa finisce per cadere in giorni diversi da quello calcolato dai cattolici, di rito latino e dai protestanti. Ripeto, come abbiamo detto un poco fa, ci sono degli anni in cui coincidono, ma di solito no. No. Per esempio, quest'anno la Pasqua ortodossa, e qui stiamo parlando di 500 milioni di persone, russi ortodossi, ucraini ortodossi. Cade il 2 di maggio, Pasqua. La maggior parte delle chiese evangeliche, dunque, questo l'abbiamo detto. Questo l'abbiamo detto. E per la Chiesa cattolica la Pasqua supera Pesach per importanza, perché se Pesach corrisponde al periodo della passione e morte di Cristo, la Pasqua ne ricorda la risurrezione. Questa ricorrenza viene infatti ricordata all'inizio del triduo pasquale cristiano nella messa in cena Domini, cioè quella di questa sera del Giovedì Santo, così come la lettura liturgica dei brani del libro dell'Esodo, in particolare quella della cena con l'agnello immolato e del passaggio degli ebrei del Mar Rosso. Obbligatoria la celebrazione della veglia pasquale la sera del Sabato Santo. Tra l'altro, nella celebrazione del Sabato Santo, nella Chiesa cattolica c'è l'usanza di ripetere le promesse battesimali, che di solito nella Chiesa cattolica non vengono fatte da adulti, ma vengono fatte dal padrino o la madrina, no? E quindi la rinuncia a Satana per 3 volte viene ripetuta da un adulto se partecipa, non è obbligatorio dalla sera del Sabato Santo, ma se partecipa alla veglia pasquale del Sabato Santo c'è la rinuncia alla ripetizione di promesse battesimali. Cioè la rinuncia a Satana, quando il celebrante dice rinunciate voi all'insidio di Satana, alla seduzione, e tutti dicono rinuncio, rinuncio, rinuncio 3 volte. Ecco, qui entriamo nella parte cruenta, quindi non so. Allora, qui c'è un articolo che è uscito oggi mio, che è I segreti della crocifissione, e con sottotitolo Il supplizio della crocifissione esiste da quasi 3.000 anni ed è tuttora in uso in Arabia Saudita, Sudan e Birmania. Ecco, questo, per esempio, in Birmania adesso c'è praticamente grandissimi disordini, lo sapete, lì usano ancora le crocifissioni. Allora, ci siamo? Vogliamo saperlo? Un po' che cose, no? Ci siete? O siete scappati? Io non vi sto vedendo in questo momento, vedo la... Vediamo un po'. Sì, ci siete, Ci siamo, quelli lì. sì, No, perché qualcosa io sì. vedevo a schermo pieno con le altre. Allora, perché questo, cioè, non so, poi lì va soggettiva, no? Cioè, uno dice, a me ispira molta fede questa cosa. Guardate che cosa ha dovuto passare Gesù per noi. Non è poco, perché se uno entra nei dettagli, si può anche se può anche uno non sapere i dettagli, ma se si entra nei dettagli, non lo so, dipende, è soggettivo, no? È veramente una cosa. Comunque, il supplizio della crocifissione esiste da quasi 3.000 anni, ok? Quindi non di 2.000, 3.000, cioè 1.000 anni prima di Gesù già esisteva la crocifissione. Le prime tracce di crocifissione risalgono al IX secolo avanti Cristo, cioè prima di lui, 900.000 anni prima di lui, al tempo del re Assiro Salmanassar III. Pensate che questo simpaticone ha inventato questa forma di tortura. Il re Assiro Salmanassar III. Una rudimentale forma di crocifissione era l'impalamento. Simpaticissimo questa. Il condannato era infilzato un grosso palo appuntito nello stomaco senza toccare organi vitali e poi lasciato agonizzare lentamente. Avendo una fantasia morbosa proprio. Nel 332 dopo Cristo, Alessandro Magno fa crocifiggere 2.000 persone appese a pali di legno sulle coste del Mediterraneo. Il gladiatore Spartaco e 6.000 schiavi ribelli da lui guidati furono crocifissi 70 anni prima della nascita di Cristo.
nel V secolo avanti Cristo erano molto, molto diffuse le processioni. Questo va bene per domani, ma anticipiamo oggi, venerdì santo. Tuttavia, la crocifissione assume celebrità solo con Gesù Cristo. Nel primo secolo d.C. i romani hanno affinato la tecnica della crocifissione. Simpaticissimi. Storici e studiosi cercano di scoprire in che modo Gesù Cristo fosse curato, cioè attaccato alla croce, eh? L'arte ha sempre rappresentato con chiodi conficcati nei palmi delle mani. In questo caso il peso del suo corpo lo avrebbe staccato dalla croce. Presumibilmente, adesso non abbiamo naturalmente, ma in base alla sindone, ammesso che sia l'uomo della sindone di Gesù, doveva pesare almeno sì, circa 70 kg, altezza 1,70 m circa, che era alto per il tempo. Queste curiosità ci piacerebbe sapere come, ma qualche cosa si riesce a scoprire comunque. L'arte ha sempre presentato con i chiodi conficcati nei palmi delle mani, in questo caso il peso del suo corpo avrebbe appunto staccato la croce. Gli studi di Mark Behnke, patologo forense tedesco, seguono le orme di Pierre Barbet, il primo medico che nel 1950 studiò scientificamente la crocifissione di Cristo mediante l'utilizzo di cadaveri. Perché volontari non era bello crocifiggere le persone. Le mani possono sopportare un peso dai 18 ai 27 kg, pensate, le mani. Una struttura con catene per simulare le braccia ha dimostrato che ogni singola mano del condannato a braccia spiegate sulla croce sostiene tutto il peso del corpo. Questi sono studi che sono stati fatti di recente. Pensate come riuscivano a scoprire tutte queste cose già chi ha inventato questa tortura. Quindi Salamana Serre 3000 anni fa. Quindi braccia riescono a sopportare tutto il peso del corpo. Non so il mio perché, però non c'è problema, credo di sopportare un po' di più. Quindi ogni mano non può sopportare, spero che nessuno mi crocifiga anche fisicamente. Quindi ogni mano non può sopportare il peso di 78 kg in un corpo di 180 cm. Quindi in questo caso, ecco, io sono alto 1,80, non mi terrebbe. Strappa via tutto. Il peso, l'altezza presumibile di Gesù Cristo. Ah, quindi 1,70, 1,80, quindi era altissima per quel tempo. In base agli studi sulla sindone, ammesso che però pare, con 40 scienze hanno studiato la sindone, è molto probabile che fosse proprio Gesù. È probabile che i romani crocifiggessero le mani in uno spazio compreso tra le ossa del polso, chiamato spazio di Destò, che è questo. Infatti l'uomo della sindone, per esempio, perforando qua si ritrae il pollice e l'uomo della sindone si vedono quattro mani senza il pollice. Ok? Mentre tutti gli artisti di qualsiasi tempo intendono qui il palmo della mano. Invece l'uomo della sindone è esattamente come era una crocifissione. Il pollice non può vedersi, perché se provate, non provate, cioè a perforare qui il pollice si ritrae. Fin qua ci siamo? Vado avanti? Scusi, professore, visto che vogliamo essere cruenti. Loro, non io, la Salmana Serre, i romani, ma io ambasciatore non porta pena, prego signore. No, dico, facciamolo fino in fondo. Allora, se viene bucato però il polso c'è l'arteria, per cui l'arteria si porta via tutto il sangue quanto Sì, potrebbe ma loro passare. erano così da qui non c'è un'arteria veramente, Nel polso sì, dai, ci passa No, non quella. c'è. Non c'è un'arteria nel polso. Adesso non voglio fare lezioni di anatomia, ma comunque, e loro erano così esperti che qui c'è un passaggio che riescono a perforare e non, sì, c'è sangue, ma no, c'è l'osso in mezzo. Se vedete adesso, bisognerebbe vedere la foto di uno scheletro, ma comunque c'è un buco qua in mezzo che riesce a attraversare senza toccare comunque delle vene, ma non c'è comunque non c'è un'arteria. La persona riesce a vivere anche con un buco nei palmi delle mani. Tra l'altro, anche lì, reliquie, stigmate, tutte cose che sì, uno può credere o non credere, perché non è tenuto a credere a questo, le stigmate di alcune persone che l'hanno ricevuto, no? Uno è tenuto a credere ai Vangeli se è cristiano, ma comunque, persone che non sono cristiane l'hanno ricevuto sul palmo delle mani, che
che non è esattamente come è stato crocifisso Gesù comunque. Una persona riesce a vivere con un buco da qua a qua, non provateci, ma non riesce a vivere comunque, a rimanere vivo molto a lungo con un buco da qua dentro. Ecco, quindi probabilmente. Prego? Padre Pio non sono Ecco, venuti le Padre Pio, cioè, sono le stimmate qui nel palmi. Questo, secondo gli studiosi, non è il modo in cui è stato crocifisso Gesù. Però avere delle stimmate nel polso, vabbè, Dio non fa cose che sono, cioè, fuori, sì, straordinarie, ma non sono, no, non al limite del ridicolo. Cioè, per esempio, una persona senza braccia o senza, cioè, non fa ricrescere le braccia o le gambe, nei miracoli, no? E quindi neanche fa andare in giro una persona con le stimate nei polsi, perché non è realistico che una persona possa vivere in questo modo. Quindi probabilmente, adesso non, probabilmente qui non abbiamo qui, ammesso che ci siano veramente le stimate di persone, e uno è libero di crederci o no, probabilmente sono state date le stimate nei palmi, ma non è come è stato, secondo gli studiosi, non è come, come i romani crocifiggevano le persone. Non è statica qua la crocifissione. Poi c'erano anche delle corde, vedete, quindi entriamo in varie ipotesi. Per esempio, gli archeologi, ho detto prima, hanno trovato ritrovamento all'osso detto di Johanan, gli antichi dei luoghi di crocifissione di Gerusalemme. Il modo in cui erano inchiodati i piedi era determinante per la durata dell'esistenza sulla croce. Si andava da poche ore, rara, come per Gesù. Gesù ha resistito, però per lui è stato flagellato 90 volte, quindi c'è. C'erano persone che resistevano diversi giorni, ovviamente senza bere, mangiare e soffocando lentamente, che era invece la frequenza molto, molto rapida. Voi sapete che poi, come portano i Vangeli, c'è stato un terremoto dopo la morte di Gesù, e i romani, per dire basta, andiamo via di qua, facciamola finita, davano il colpo di grazia alla condannata con un martellone da sotto. Da sotto vuol dire che la faccia era alta circa 3 metri e i piedi erano a 2 metri, meno di 2 metri. Con un martello spezzavano le tibie, col crucifragio la persona crollava su se stessa. A questo punto era il colpo di grazia. A Gesù, come dicono i Vangeli, era già morto e non gli spezzarono alcun osso, avverando la profezia di 7 secoli prima, non gli spezzarono alcun osso e ancora oggi. E allora gli ebrei non spezzano alcun osso al capretto, l'agnello della cena della Seder Pasquale. Pensate che è pauroso. È proprio così. Se, il caso di necessità, i romani ponevano fine all'agonia mediante il crucifragio, come vi ho appena detto, la rottura delle tibie mediante una lunga mazza, fatto che fu risparmiato Gesù perché era già morto. Realizzando la profezia in Giovanni 19,36 e anche del Salmo 34,21 e di Esodo 12,46. Esodo, qui siamo scritto 1200 anni prima di Gesù, eh? Cioè una profezia che si avvera 12 secoli dopo, non gli spezzarono alcun osso. Il dolore è molto intenso, beh, qui lo possiamo anche intuire, perché provoca continue scariche brucianti alla mano, perché quest'area è attraversata dal nervo mediano. Il pollice si ritrae, come si vede nell'immagine dell'uomo della sindrome. Inoltre, in greco antico, la lingua originale del Nuovo Testamento, il termine keis non fa distinzione tra braccio, mano e polso. Erano presenti sia corde sia chiodi, perché è greco, perché il Nuovo Testamento è stato scritto negli originali in greco. E quindi uno va a leggere keis. Scusate, il mio greco è pessimo, case, e non fa distinzione tra braccio, mano e polso, quindi probabilmente qualcuno ci ha letto la mano, ma in realtà abbiamo detto che erano presenti sia corde che chiodi, presumibilmente lunghe 10 centimetri, in base al ritrovamento del 1968 dell'osso di Ioannan, sugli antichi luoghi crocifissi a Gerusalemme. Quindi gli archeologi hanno provato a vedere. Nel caso dei piedi, classica nell'arte sacra, la respirazione è molto difficoltosa.
estremamente dolorosa, perché i piedi assicurati allo stipes, il braccio verticale della croce, impediscono di bloccare le ginocchia e il condannato sostiene tutto il peso con i muscoli delle cosce, se non vuole pendere completamente dai chiodi. Ogni volta che il condannato cerca di sollevarsi per respirare, i nervi sono sollecitati ulteriormente. Il suppedaneo presente nell'arte sacra non è storicamente attendibile, cioè il poggiapiedi dove si vede nei crocifissi con Gesù che poggia i piedi. I piedi ne erano inchiodati direttamente allo stipes. A questo punto non è più 10 centimetri, presumo, il chiodo, ma deve essere una cosa lunga così, perché deve trapassare tutti e due i piedi più anche lo stipes. Comunque, il condannato cerca di sollevarsi per alleviare il dolore al nervo mediano, ma in questo modo carica la muscolatura e strofina la schiena contro lo stipes, con maggiore perdita di sangue che fa andare in shock ipovolemico. Il cuore non riesce a pompare abbastanza sangue agli organi vitali, in realtà nessuna posizione consente di alleviare il dolore. Quindi quando si parla di passione è veramente un pathos, una sofferenza spaventosa. Ecco, quindi che ha inventato proprio questo, 1000 anni prima di Gesù, questo re Assiro. La causa finale della morte di Cristo a causa di difficoltà respiratoria. Riusciamo a dire molto sulla passione, anche da un punto di vista scientifico. Sulla resurrezione è molto difficile dire qualcosa di scientifico. Però abbiamo detto qualcosa la scorsa lezione, 2 settimane fa, sulla Signo, no? Il più grande mistero scientifico-religioso, che pare che questa immagine è stata provocata da una fortissima luce in una grotta chiusa di un sepolcro. Non c'è pigmento e probabilmente questo corpo ha emanato una luce fortissima. L'unica cosa che si può dire, però hanno fatto dei studi scientifici su queste cose. Sulla passione invece si può dire molto di più. Vabbè, forse meglio che la faccia un po' breve perché qui ci sono tutti. Comunque pensate quanti studi hanno fatto. Probabile secondo gli studi la frequenza cardiaca sulla croce fosse di 170 battiti al minuto, poverini. Se non curato il tessuto può rompersi, muscolo cardiaco, e da lì si trova un altro significato. Stando in quella posizione, il cuore si carica di siero. E indovinate un po' cosa è successo? Quando hanno infilzato Gesù con la lancia, e ancora oggi viene ripetuto, no? Dal costato di Cristo si sangue e acqua. In realtà non è acqua, è siero, ed è esattamente quello che succede perforando. Purtroppo il muscolo cardiaco dal basso verso l'alto esce tutta la parte sierosa del sangue. Pensate quante coincidenze ci sono anche dal punto di vista, oltre che religioso e spirituale, ma va bene, a un certo punto le funzioni vitali cessano di colpo, il dolore stesso che uccide. Tuttavia, in base ai Vangeli risulta che Gesù fosse ancora in grado di parlare lucidamente. Lui parlava. Sapete, uno dice, beh, parte, perché noi prendiamo troppe cose per scontato. Cioè, sapete cosa vuol dire parlare durante una condanna di questo tipo, questa tortura? Ed era sentito chiaramente sotto i 2,5 metri della croce. E il cervello dunque era errorato normalmente. Non fu dunque lo shock ipovolemico a uccidere Gesù. Chi va in shock ipovolemico perde conoscenza e non è in grado di parlare lucidamente. Quindi lui è rimasto lucido. Nonostante una sofferenza di questo tipo, di solito persone, ecco, non riuscivano a parlare. Però non solo tanto lui, però anche altri due, come dicono i Vangeli, hanno parlato. Uno dice, se sei Dio, facci scendere sta croce, e l'altro, signora, abbi pietà di me, quando sarà il tuo regno. Però è molto difficile parlare in una situazione del genere, assicuro. Non fu neanche l'asfissia, non è morto asfissiato, riusciva a parlare ad alta voce perché ha gridato, i Vangeli dicono che gridò. Fu dunque lucido e cosciente sino all'ultimo momento in cui una lesione cardiaca fece cedere improvvisamente il cuore. E questa è la causa anatomico-patologica della morte sulla croce di Cristo e anche degli altri condannati. Quindi lui ha resistito in una maniera veramente. Cioè, una forza spirituale ma anche fisica per riuscire a parlare, a gridare in una situazione del genere non è molto facile, ma poi alla fine la causa ultima della morte è stata questa lesione cardiaca che fece cedere improvvisamente il cuore.
Altri rimanevano ancora vivi, poi ricevevano il colpo di grazia. Altre cose che si possono dire, vabbè, frequenza cardiaca arriva a 180 battiti al minuto, e qualcosa di simile a un infarto fa sopraggiungere la morte. Il cuore danneggiato continua a pompare sangue, ma la sacca pericardica sotto pressione cede all'istante. La morte di Cristo fu per rottura del muscolo cardiaco. Pensate, gli hanno spezzato il cuore, ma anche fisicamente proprio. Il dottor David Ball ha pubblicato nel 1989 le sue conclusioni sul Journal of the Mississippi State Medical Association, confutando un altro studio pubblicato sul Journal of the Medical Association, secondo cui Cristo morì per soffocamento sulla croce. In realtà è appunto questa distruzione del cuore che cede. Non per tutti i condannati, per lui è stato così. Dagli esperimenti del dottor Ball risulta che la frequenza cardiaca di una persona legata sulla croce, senza le mani e i polsi bucati dai chiodi, ma solo legata, passa subito da 78 a 110 battiti al minuto. Dopo 2 minuti e mezzo sopraggiunge già il dolore nelle cosce. Dopo 7 minuti la frequenza passa da 170 battiti al minuto e le gambe hanno tremori incontrollabili. Dopo 15 minuti e 20 secondi, il volontario appese una croce senza chiodi, perché sennò era un omicidio, hanno riferito che il dolore a gambe e braccia diventa insopportabile. Pensate che roba. L'aria inalata è diminuita del 10%. Il dottor David Ball ha dimostrato in pubblico durante un servizio religioso evangelico del 2007, utilizzando dei manichini coperti di uretano, molto simile alla pelle umana, cosa significa una flagellazione. Quindi, vabbè, ve la risparmio la flagellazione, anche se ne parlerà domani. Diamo troppe, secondo me, troppe cose per scontato. E sapere queste cose a una persona di fede dovrebbe, insomma, far riflettere, secondo me. Poi è soggettivo. La dimostrazione è venuta presso la Hartzell Island Baptist Church, Alabama, USA, dal costato di Cristo uscì sangue e acqua. La scienza lo conferma. Nel cuore si accumula del liquido più chiaro, definito acqua. Vabbè, non è acqua veramente, il Vangelo, ma è siero, perforando in quella situazione il pericardio, a parte che circonda il cuore, ne esce un forte getto sotto pressione. E uno dice, ma cos'è questa cosa? Uno la lancia e esce, si vede nel film, no? Veramente è così. La lancia usata per questa operazione è chiamata lancia di Longino, il nome del centurione romano che trafisse il costato di Cristo. Ma no, non è presente nei Vangeli ufficiali, canonici, 4 Vangeli, ma in quello apocrifo, cioè non riconosciuto ufficiale, di Nicodemo, che non è tra i 4 Vangeli ufficiali. Secondo la tradizione si convertì, questo soldato centurione Longino, morì martire decapitato a Mantova ed è oggi il santo patrono militare dei non vedenti. Già sotto la croce riconobbe la divinità di Cristo. Marco 15,39, dove cioè, se andate a leggere il passo, dice questo veramente era il figlio di Dio. A lui è dedicata una statua del Bernini alla base dell'altare maggiore della Basilica di San Pietro in Vaticano. La punta della sua lancia, custodita nello Schatzkammer del Museo dell'Hofburg a Vienna. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti cercarono di impossessarsene perché venivano attribuiti poteri miracolosi. Anche i nazisti usavano la crocifissione nei campi di concentramento, con la differenza rispetto a Cristo che il condannato era appeso con le braccia sopra la testa, con i piedi liberi. In questo modo vi è un soffocamento molto rapido, molto più rapido. Tuttavia, nel 1943 il soldato australiano Ringer Edwards, catturato dai giapponesi, resistette 73 ore su una croce in questo modo e sopravvisse. Però senza previa flagellazione, di 90 colpi come voleva la legge romana. E vi risparmio come era fatto il flagello. È un rostro praticamente. Io professore devo sapere. Vabbè, non ve lo dico come era il flagello. Però uno di noi è flagello. Era un rostro con degli uncini. Sapete cosa succede? La carne viene strappata via. Se
Cioè, pensate, cioè, uno dice, ah, la passione, così domani potete fare un digiuno pensando a queste cose. La crocifissione chiamata... Io e Anna Maria non abbiamo bisogno di queste No? cose, garantire. La crocifissione chiamata Harizuke dai giapponesi, era conosciuta anche in Giappone, fu introdotta nel periodo Sengoku, dopo 350 anni senza pena di morte. I guerrieri ninja, famosissimi ninja, le spie del Giappone feudale, reprimettero durante il cristianesimo giapponese sino a ridurlo nel 1640 a pochissimi fedeli. Il 2 febbraio 1597 il samurai Toyotomi Hideyoshi ordinò la crocifissione mediante la tecnica detta Hikimawashi di sei giapponesi convertiti al cristianesimo e di 20 frati francescani. Quindi uno, ah, i ninja crocifiggevano i cristiani. La tecnica è del tutto simile a quella della crocifissione di Gesù. I condannati dovettero inoltre camminare per i 1.000 chilometri, 1.000 chilometri, che vanno da Kyoto a Osaka, a Nagasaki, per poi subire lo stesso martirio di Cristo. Ciao Perché? Paola! Ciao Ciao! Maria, buona Pasqua anche a te! Ciao! Arrivederci, arrivederci. Finiamo, mancano poche... Finiamo o no? Sì, dai. No, io posso rimanere, ma la Paola deve Ah, andare. devi andare. Arrivederci Paolo, auguri, buona Pasqua. Ciao! Il percorso in Gesù invece è stato molto più breve, circa, credo, non so, meno di 1 chilometro, questa collina, forma di cranio. Ecco, oggi la crocifissione è usata anche come metodo di esecuzione capitale in Arabia Saudita, Sudan e Birmania. Si parla di crocifissione nella Sura capitolo, nella Sura, che vuol dire capitolo, 5,33 del Corano come pena per il ladro che uccide la sua vittima. Quindi se avete un Corano a casa, andate al capitolo 5, versetto 33 in italiano e c'è scritto, si parla di crocifissione del ladro che uccide la vittima. Cioè, in Iran è in disuso, ma teoricamente è prevista la crocifissione. In Iran, tuttora, oggi, Iran. Amnesty International, ha denunciato 88 crocifissioni nel 2002 nella regione del Darfur in Sudan. Esistono però anche le crocifissioni e le flagellazioni devozionali. La prima crocifissione moderna nelle Filippine risale al 1961, quando Arsenio Agnozza si fece inchiodare per la prima volta una croce a Kutud, Filippine. Furono però missionari spagnoli a portare questa tradizione nel 1500 e nel 1700. Le autorità locali dovevano già arginare il fenomeno con leggi apposite. Negli anni 1980 il numero di crocifissioni giunse a diverse dozzine, con centinaia di flagellanti. Nel 1994 il primo straniero, una donna belga, prese parte al rituale della crocifissione. Madonna. La celebrazione della Pasqua a Kutud è oggi un grande Sinaculo, si dice nei Filippini, cioè una sacra rappresentazione della passione di Cristo, culminante nella reale crocifissione di diversi devoti che rimangono sulla croce diversi minuti inchiodati da figuranti filippini vestiti da antichi romani. Chiaramente non sono crocifissi nei polsi, ma comunque quelli sono crocifissi nei palmi con chiodi più piccoli. Comunque fa male, eh? Non provateci. Non No, 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 no. so, uno. Beh, però lascio giudicare, per devozione c'è gente che si fa veramente crocifiggere, non fino a quel punto perché insomma morirebbe, ma comunque insomma. Quindi, questo nelle Filippine. La passione di Cristo durò 3 ore, furono utilizzati chiodi di 10 centimetri per una sezione quadrata, con quelle trovate, abbiamo detto, nei luoghi di sepoltura a Gerusalemme. Altri fedeli si fanno flagellare con legno e pezzi di vetro per espiare i propri peccati. I vescovi locali non sono tuttavia nelle Filippine favorevoli a queste cruente rappresentazioni sacre. Nella provincia di Pampanga, i chiodi di 15 cm vengono prima immersi nell'alcol per evitare infezioni e poi conficcate da parte a parte nel palmo. Ecco perché qui si può resistere, ma vi assicuro che fa male. Della mano per i volontari che si fanno crocifiggere realmente, vengono dai paesi di San Pedro, di Cotuto e San Fernando, non alla Manila. Il rito è proibito dopo l'incidente di un giapponese che si fece crocifiggere per scopi poco spirituali, facendosi filmare per un sito sadomaso, ma la Chiesa non ostacola, sebbene sia contraria a quella cattolica.
Oggi lungo la Via Dolorosa vi sono molti cartelloni pubblicitari e diverse bancarelle che offrono generi di conforto e strumenti da flagellanti come souvenir da portare a casa. Questo è la Cotud nelle Filippine. Anche le flagellazioni con bambù vanno forte a Cotud nelle Filippine. Dopo aver piegato il corpo con spazzole chiodate e crocci di bottiglia, ecco, lascio giudicare a voi se questa è devozione o follia, comunque non entro nel merito, vai. Io riporto il fatto. Età minima 13 anni, questa pratica è in uso anche in Italia, ogni 7 anni a partire dal primo lunedì seguente il 15 agosto e sino alla domenica seguente a Guardia San Framondi, Benevento, si tengono i tradizionali riti settennali di penitenza in onore della Madonna Assunta. La sua statua viene portata da sacerdoti sino all'ingresso del santuario per essere poi portata per via del paese dei cittadini che si sono proposti. Seguono il corteo di circa 400 fra flagellanti e battenti. E questa cosa viene approvata, evidentemente, perché c'è un... Sono uomini incappucciati che si percuotono ripetutamente il petto con spugne di sughero dotate di decine di spilli metallici. I flagellanti usano un flagello metallico. I battenti incappucciati di bianco procedono in ginocchio davanti alla statua sino al centro. Poi si disperdono per i vicoli del centro storico prima che la processione giunga di nuovo al santuario. Le loro identità rimane segreta anche ai familiari. E poi probabilmente se ne accorgono, poi dicono: cosa hai fatto? Mi sono flagellato per la Madonna Assunta. Sia i flagellanti sia i battenti devono rimanere anonimi. I battenti sono tutti uomini, mentre qualche flagellante è anche una donna. Ci sono anche donne che si flagellano. Ci sono anche diversi flagellanti bambini con un cappuccio, qui siamo a Benevento, ricordo, con un cappuccio nero che si flagellano delicatamente alle spalle. La spugna consiste in un pezzo di sughero rotondo nel quale sono conficcate 33 spilli, cioè gli anni di Cristo, alla morte e risurrezione. Queste punte escono dal sughero per 2 mm, distanziate con uno strato di cera per preservare la ferita dal contatto del sughero. Il battente percuotendosi continuamente provoca il sanguinamento del petto per pulire e detergere, ma anche per tenere aperta la ferita. Alcuni incaricati tra i battenti versano vino bianco sulla spugna. Queste usanze, per motivi diversi da quelli dei cristiani, vengono usate anche in India per altri motivi, di questo di flagellarsi per essere graditi agli dèi, eccetera. Bene, domande su questo? Ma no, nessuna, per l'amor di Dio. Vuol Però provare? io dico usare dei bambini, non so fino a che punto un Questo bambino abbia poi la facoltà di decidere esattamente è cosa in vuole. Italia, eh? In Italia, e quindi Sì, Chiesa appunto. Cattolica Italiana, provincia di Benevento. Ma poi lascio giudicare. Non viene detto no, no, cosa, non flagellatevi. Detto, è approvata, uno vuole fare queste cose. Vabbè. Cosa ne pensa, giusto? Buono, No, dai, sì. no, no, ritengo che non sia una pratica per me, No. per come la penso io, una pratica così. No. Non bisogna flagellarsi con le punte No, di spilli. direi proprio Così Gesù più contento, anche la Madonna Assunta, si flagella con i cocci di vetro. Questa è la di no. loro idea, no? Perché uno dice lo faccio perché così sono più devoto, sono più... Per altri Ma invece dice... perché mi autopunisco probabilmente dai peccati, che ne so, mi lavo in qualche No, questa è la modo loro la idea. Per coscienza altre forse. chiese, come quelle evangeliche, Cristo è già morto per i nostri peccati e non c'è bisogno di aggiungere cocci, flagelli o penitenze. Basta riconoscere Gesù Cristo. Ma questa è la visione evangelica. Certo, però Non in è Italia neanche non quella abbiamo, cattolica, perché non la Chiesa credo che a cattolica... Benevento ci sia la visione evangelica, la Chiesa Per carità, evangelica, no? io riporto i fatti. Già in quella cattolica non è sufficiente la morte di Cristo, la passione di Cristo. Uno deve aggiungere delle penitenze. Delle cose in più, per esempio. E solo nelle chiese evangeliche della Riforma dice no, è sufficiente aderire a Cristo, Cristo è già morto per i nostri peccati, non c'è bisogno di fare penitenze e digiuni o queste cose. Questo non vuol dire che sia giusto o sbagliato, riporto come è il fatto. Okay? Questo non è, per Certo, esempio, non nella Chiesa ma Cattolica. penitenze corporali? Penitenze corporali, c'era addirittura il cilicio, questo Sì. segreto, questa specie di giarrettiera anche per gli uomini che uno non fa vedere ma sta soffrendo, ma anche lo stesso digiuno.
Il digiuno è presente in diverse religioni, è presente anche nell'induismo, nel buddismo. Per esempio, domani c'è il digiuno, il venerdì, sa. Questo, per esempio, è nella Chiesa cattolica, non è presente, e anche nella Chiesa ortodossa, ma non nelle Chiese della Riforma protestante, per esempio. Nelle protestanti, Cristo è morto per i nostri peccati, punto. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Questo io non è che sto facendo pubblicità alla Chiesa evangelica, per carità. È una visione. Sono visioni diverse, ecco, qui poi ognuno è libero di aderire a quello che vuole, cioè non c'è niente che io possa aggiungere alla passione di Cristo, non è che Cristo mi ama di più perché io mi flagello, perché digiuno. Certo, bisogna cercarsi di essere lontani dal peccato, ma Cristo è già morto per i nostri peccati, è risorto per i nostri peccati, non c'è bisogno di aggiungere. Questa però è la visione evangelica, per carità, ho tutto il rispetto di altre visioni. Uno dice no, io voglio flagellarmi così Cristo è più contento. Oppure faccio i digiuni così spero di essere più gradito. Vabbè, ok, perché io mi fermo su questo, non voglio essere polemico. Ognuno è libero di seguire la propria strada spirituale, per carità. E c'è gente che arriva anche a flagellarsi. Sì, a quanto pare sì. Quello che non. Cioè, ognuno, se uno si sente di fare così, fa così. Ecco, quindi vuol fare il Sì, digiuno? però mi consenta, la trovo una pratica un po' estrema. Ma perché io ho detto, ho fatto tutto questo ragionamento? Perché deriva da un'idea, ma che non è soltanto nel cristianesimo, ripeto, c'è anche nell'induismo, per altri motivi, nel buddismo, che io faccio queste cose così Dio, o le divinità nel caso loro, è più contento di me. Nel cristianesimo c'è una visione, che è quella evangelica, che dice non c'è bisogno di fare queste cose. Io aderisco a Cristo, Cristo ha già versato il sangue per me, non c'è bisogno che lo versi mio, o faccio i digiuni o faccio le cose. Un'altra visione, che è quella di maggioranza in Italia, questa cattolica, dice no, io aggiungo dei digiuni, delle penitenze, magari addirittura delle in quei casi estremi possono più rari, delle flagellazioni. Sono visioni diverse. Sì, certo, Uno però dice non ci è devo il... aggiungere niente, l'altro dice no, è meglio che ci aggiunga delle cose. ma in prospettiva di avere qualcosa in più, cioè un premio in più, non capisco. Ma questa è una visione particolare, no? Cioè particolare, è una visione. Io adesso non posso fare polemiche sulle visioni religiose, allora anche quelle No, non induista. è polemica, è solo per capire Per se capire che. flagellarsi nella loro testa vuol dire avere un premio, perché hanno fatto una cosa in Ma più. anche ci sono anche gli indù che si trafiggono con uno spillone da parte a parte le guance, e non solo quelle, per risparmio le altre parti del corpo. E questo lo fanno per motivi spirituali. Ci sono le penitenze che fanno anche i monaci cristiani, cattolici. Il monachesimo non c'è nella Chiesa evangelica, nell'ortodossia. Sono cose che uno vuole aggiungere, le penitenze, no? Cioè uno vuole aggiungere queste cose per aderire alla passione di Cristo. Ma Per questa è emulare. una visione. L'altra non è che è buono o cattiva, è una visione. L'altra visione è che io non ho bisogno di aggiungerci niente alla passione di Cristo. Per essere cristiano ci sono altre cose, ma la salvezza non. E come anche nella religione ebraica, anche Gesù stesso criticava i farisei che facevano tante pratiche, tanti digiuni, che poi nel cuore, no? Il fariseo pubblicano. Cioè, lo fanno perché, sì, per essere, esiste, ma dal punto di vista scientifico si chiama religiosità ipomaniaca. Cioè, io metto la medaglietta e faccio vedere a Dio, guarda come sono bravo, non sono come tutti gli altri. E questo è esattamente il ragionamento che ha fatto il fariseo nella parabola del fariseo del pubblicano. Guarda come sono bravo, non sono come quel pubblicano, io pago le decime, faccio i digiuni. E chi è andato via giustificato? È andato giustificato il pubblicano che E lo si so, batteva no, il è stato petto, chiamato sepolcro in realtà. semplicemente si batteva il petto e diceva, Signore, abbi pietà di me. Poi io mi fermo, per carità, se uno vuole fare i digiuni, vuole flagellarsi coi cocci di vetro,
per carità, domani uno fa, io rispetto che io fa il digiuno al venerdì santo, per carità, è per aderire, il digiuno è presente in diverse religioni, vuol dire che la mia mente, la mia anima è più forte del mio corpo, questo io posso capirlo, vero, questo ha un significato un po', sì, se però diverso, è sì. fatto per dire, ah no, lì non entro nel cuore, entra solo Dio. Io faccio queste cose, mi flagello, faccio i digiuni per fare vedere a Dio come sono bravo rispetto agli altri. No, questo si chiama fanatismo religioso, religiosità ipomaniaca, secondo gli psicanalisti. Non è più la fede, religiosità ipomaniaca, e poi è quella dei farisei, che erano criticati giorno dopo giorno da Gesù. Voi fate tanti rituali esterni, ma poi nel cuore cosa avete? È il fanatismo religioso, che perde di vista l'obiettivo. Vede, guarda come Vero. sono bravo, metto la medaglietta, mi flagello, l'altro non si flagella, io pago, faccio i digiuni, l'altro non fa i digiuni, poi vado a parlare male del vicino, o poi cioè, siamo complicati. Cioè, sì. va bene, allora auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua. Tra l'altro c'è questo augurio, ultima curiosità, Sì. nelle chiese ortodosse. L'augurio non è buona Pasqua, ma è Cristo è risorto, e l'altro risponde, è veramente risorto. Christos vascries, e l'altro risponde, vascrini vascrias. Quindi in realtà l'augurio è Cristo è risorto, e l'altro risponde, sì, veramente È risorto. veramente Ma noi diciamo buona Pasqua, come buon Natale, risorto. Non si flagelli, mi raccomando. No, 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 si preoccupi. Ci Auguri, vediamo giovedì, arrivederci.